Al centro di accoglienza di Tokyo Budokan per gli sfollati del terremoto arrivano ospiti che in tempi normali sarebbe impensabile vedere in un luogo come questo. L'imperatore Akihito e sua moglie Michiko visitano le vittime di quella che lo stesso governo nipponico ha definito la più grave catastrofe dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In Giappone l'imperatore è considerato una specie di semidio, rare sono le sue apparizioni in pubblico e ancor più rari gli incontri con i sudditi, ma a situazione estrema, estremo protocollo. La coppia imperiale si inginocchia nella tipica posizione asiatica per conversare con i profughi. Le critiche alle istituzioni per la gestione della crisi nucleare si intensificano, gesti come questo sono un modo per ristabilire la fiducia.